sono ciao. Sebastiano Serafini con Serena Mazzalatte, che è vestita di verde ovviamente in occasione del Mazzalatte. Come va? Bene, oggi è una bellissima giornata di sole. Col vento. No vabbè, questo è il primo videolog che faccio in tanto tempo, nel senso proprio con la telecamera fissa eccetera, così seduto per terra. Come i barboni. Ciao giapponesi, ciao, che ci state guardando. Ciao, no. Dovete sapere che Mazzalatte ha vissuto in Giappone per quanto? 2 anni? 1 anno e mezzo in totale, facendo andrivieni. Però c'è stato un periodo che sei stato qua 6 mesi tipo. 6 mesi e 9 mesi anche. 6 mesi e 9 mesi. E poi dopo che è nato il figlio sei trasferito. Ho un figlio. No, non lo so. Poi ho deciso di tornare in Italia. Ah sì? Come mai? Cioè, sentono tanti, io conosco un sacco di italiani che vorrebbero trasferirsi in Giappone. Come mai hai lasciato il Giappone, questa scelta così importante? Allora, Mazzalatte, se non la conoscete, fa YouTube, fa già un sacco di video sul Giappone. Adesso ha fatto un sacco di video in Italia, adesso si è trasferita a Londra. Esatto. Quindi una storia un po' tutta così. No, allora, a me il Giappone piace tantissimo, infatti ci torno sempre con molto volentieri. Stai con il Giappone. Sì. No vabbè, niente, quando io abitavo qua ero estremamente povera perché facevo un sacco di lavori, però lo yen e l'euro erano a pari all'epoca e quindi vivevo con i soldi che guadagnavo l'estate lavorando in Italia. Ma quindi l'estate cosa facevi, scusa, per stare un anno in Giappone? Lavoravo come una schiava, okay, praticamente, per pagare la scuola e tutto. Perché ovviamente comunque costerà almeno 1 milione di yen, cioè no, tra vivere e scuola. Sì, scuola sì, quanto sì, sarà? Quanto costa? Scuola costa, oddio, tipo 3.000 euro per... Ah, così poco? Vabbè, vabbè. Vabbè, sì, però se ci pensi, sì, sono le lezioni di mattina. Dai, vero, sono su 4 ore a settimana, al giorno, giusto? E niente, praticamente io facevo una fatica immane perché facevo quello e poi il baito. Fino a tarda sera, mi ricordo che facevo diversi baito, che sono i lavori part time. E quindi... Ah, in Giappone? Sì. Ma vabbè, perché col visto studente esco poi lavorare fino a 20 ore a settimana? Sì, che poi non erano mai 20, ma erano molte di più. Oddio, ormai l'hai lasciato il Giappone. Perché dovevo sopravvivere, ragazzi, non potevo andare avanti a Cup Ramen. E cosa facevi? Hai fatto la maid? Lei ha fatto la maid. La maid? Sei l'unica ragazza, la maid, non la maid in un hotel, ma la maid in un maid caffè. Esatto. Quindi, e cosa hai imparato da questa esperienza? Che dovevo assolutamente imparare il giapponese oppure sarei morta. Ah, sì? Sì, ma sì, perché... come lei? Quanto ci hai messo a studiare il giapponese? L'ho iniziato a studiare mentre vivevo a Londra con un libro. E poi quando sono venuta qui, devo dire che fare le maid mi ha aiutato tantissimo perché nessuno parlava inglese. No. E quindi o parlavi giapponese o morivi, cioè lì. Ma quindi già prima vivevi a Londra? Io non lo sapevo, sì, questa è una news. Sì, a Londra ho vissuto per 8 mesi lì. È quello che mi ha dato la spinta per poi cambiare. Tornare. No, prima cambiare ad andare a Tokyo. Uh-huh. Perché ho detto, ok, ho vissuto a Londra, ok, posso vivere anche a Tokyo, no? Beh, sì. Insomma. Beh, alla fine non è... Cioè, alla fine vivere in Giappone non è difficile. Cioè, vivere a Tokyo soprattutto... Sì, sì. Cioè, dei soldi è molto facile. Esatto. E, diciamo, poi integrarsi nella cultura, se non parli giapponese, puoi avere un numero di amici molto limitato. Specie perché poi i giapponesi che parlano inglese, tanti di loro sono quelli che vogliono amici inglesi. Praticamente esatto, sei... no. Cioè, c'è un razzismo quasi opposto. Sì, sì, ti senti un po' un oggetto speciale, no? Sì. Dei loro desideri. In realtà, io e Mazzalatte ci siamo incontrati tanti anni fa in un club di Los Angeles, ULEX. È stato divertente. È stato divertente, sì. Vedete, sì, io faccio la make, che cazzo è la make? Boh, io pensavo lavorassi in un hotel. Io l'avevo visto in TV e basta. È in TV. Ma tra l'altro torna a fare un telefilm quest'anno. Sì. Dai. Faccio il guardiano della luna. Il guardiano della luna? Ok, praticamente è una ritrasposizione di una leggenda giapponese, però ambientata ai giorni nostri. Bellissimo. E io faccio tipo sto guardiano della luna che dà i consigli alla protagonista. Perché lei praticamente va sulla terra a cercare qualcuno che le riesca a dare qualcosa, non lo so. Si innamora di 5 ragazze di... È una troia praticamente. Poi alla fine torna sulla luna e non lo so come va a finire. Non quanti ragazzi ci sono sulla luna, quindi dai, un pochino è comprensibile. Sì. Vinco facile. No, ma lei va sulla terra a incontrare l'uomo della. Non lo so. Ma è una leggenda vera, cioè è una leggenda che esiste in Giappone. Vabbè, comunque sarà bellissimo. C'è anche Kumiko, quindi lei è Kumiko la protagonista. Ah, davvero? Sì, infatti è per quello che abbiamo detto. Lei ha deciso di fare anche un po' questi video in italiano. Forte. Sì, ma noi ci conosciamo. Io voglio vedere. No, veditelo perché sarà bellissimo. Poi io che reggio è sempre perlomeno divertente. Io avevo apprezzato molto il tuo primo. Madonna, c'erano anche delle parole in italiano. Sì, me lo ricordo. Poi dopo ci siamo rivisti un paio di anni fa allo Space e io ero tipo vestito da samurai con i capelli lunghi. Stai facendo un video. Sì, il music video di Your Night. Bene.
Italy, poi ho lavorato in un language cafe. Italy che cos'è che sarebbe? Il ristorante, la catena italiana. Ah, adesso c'è anche, sì, c'è anche, sì. Ah, lo conoscono anche in Italia? Sì, sì, ah, sì, adesso okay, c'è no. anche in Italia. E poi vabbè, ho lavorato, dicevo, in un language cafe, ho lavorato per un'agenzia di modeling. Oddio. E facevo le pubblicità e le, oh, le comparsate in TV. Sai qualcuna da mandarmi? Che non lo so, ah, se sì. trovo qualcosa online, però era tanto tempo fa. E non c'era YouTube ancora. Sì, cioè, c'era, però non era, non lo conosceva nessuno. E niente, allora alla fine poi sono arrivata a lavorare all'Istituto di Cultura Italiana, che mamma è mia, una specie di braccio dell'ambasciata italiana per divulgare la cultura italiana in Giappone. Solo che lì giustamente gestito italiano, cioè, ok, non ti abbiamo mai visto. Comunque grazie per aver lavorato qui. Ma è così difficile avere il visto in Giappone? Perché per me è stato molto facile, okay, avere, perché infatti ci sono un sacco di stranieri che si lamentano del visto. Però se siete, cioè nel senso, se venite da studenti, fare il salto da... Io sono arrivato già col visto di lavoro, okay, perché facendo modeling non è stato così difficile. Però da studentesco a visto di lavoro, tu non ci sei mai arrivato alla fine. Eh no, alla fine non l'ho mai fatto perché servono o 10 anni di esperienza in un lavoro, e io ero molto giovane, avevo 21 anni, quindi non potevo diventarmi ad avere 10 anni di esperienza. Ho iniziato a 10 anni. 11. Ma 11 anni. Oppure la laurea, io non ero laureata perché io ho un brutto rapporto con l'università. E sì, quindi niente, alla fine, probabilmente adesso se volessi venire qui potrei avere un visto per col fatto di YouTube. Comunque ho un income sufficiente, insomma, per darmi un lavoro. Sì, devi fare almeno 200.000 yen, mi sembra, per avere. Che insomma, comunque adesso poi vivendo a Londra pagheranno molto di più anche, no? Sì, sì, sì. No, ma adesso diciamo che sopravvivo molto bene. Sì, però, sì, no, però sì, devi avere questi... Tanto che devi sempre dimostrare, esatto, che guadagni i tuoi soldi, questo è importante. E niente, quindi al momento per me era molto overwhelming. E poi tu sai che io volevo fare la cantante. E quindi anche lì avevo provato. Ma non me l'hai mai detto? No. Ma perché non me l'hai mai detto? Perché non lo so, era un'altra cosa tipo. Ma quindi volevi fare la cantante? Ma quindi hai provato ad andare nelle agenzie? Ho fatto le audizioni. Oh mio Dio, io non ho lo sapevo. Ho passato le audizioni. Dell'Avex di Fontaine. No, non era dell'Avex, era una casa discografica molto più piccola. Però ho provato, ho vinto l'audizione, però poi mi hanno detto, però non. Senza visto, no? Non ci siamo fatti il visto. Oh. No! Quindi c'ho tutte le mie prove di avere il visto, alla fine poi sono risultate fallimentari. E quindi per me quello era stato un po' un fail, ma alla fine dal fail comunque poi ho iniziato a fare i video sul Giappone, da lì, e poi si è costruito la base per quello che è il mio attuale lavoro. Sì, che poi comunque alla fine è sempre un po' nell'entertainment, esatto, in un certo, esatto, qual modo. Non lo so, io... No, io invece non ero partito volendo fare il cantante, ci sono praticamente sbrodolato dentro. Vabbè, bene, cioè, no? No, sì, bello, praticamente... No, vabbè, modello sì, non è che era una cosa che... Non è che non mi piacesse, però non è che la vedevo una cosa a lungo termine. Sì. Cioè, io ogni volta che facevo modello, ah, ma sì, ma adesso poi l'anno prossimo mi metto a fare un lavoro serio. È che poi in Giappone, non lo so, non sono più cresciuto né di altezza né di... No, neanche detto... No, ma ne so, perché comunque in Giappone... Io quando c'è stato il terremoto ero all'Avex. Davvero? Io ero da Kayama. Ah, dai. Tu eri qua quando c'è stato il terremoto. Quello non è stato uno dei motivi che ti ha fatto voler tornare in Italia. Perché io per un periodo ero tornato in Italia. Ma non per me. Che tra l'altro era il compleanno di mia mamma quando c'è stato il terremoto. Dai! Ti immagini? No. Compleanno, poverina. Arriva la notizia. Sì, perché è stato tipo il pomeriggio, sì, vero? Sì, quindi lei dalla mattina sapeva che c'era il terremoto. Non funzionavano i telefoni in quel periodo. Me lo ricordo, io ho dormito a scuola. Le linee non funzionavano. Ho detto, cavolo, sono in Italia. No, è sempre in Giappone. È stata l'unica volta che un treno era realmente in ritardo in Giappone. Per 2 giorni e basta. No, no, neanche che 2 giorni. Quel giorno solo. Sì, il giorno dopo era già tutto. Era strano il giorno dopo, però ti ricordi che c'era una sensazione strana. Ma io devo dire che è stato così per molto tempo. Perché io poi da lì, io proprio penso che 2 giorni dopo ero già a Los Angeles. Sono andato subito a Los Angeles perché comunque non si sapeva che cos'era. Cioè, ma non l'ho fatto tanto per me, l'ho fatto più che altro per i miei genitori. Perché comunque c'è stato sto terremoto, poi la centrale di Fukushima, non si capiva che cos'era. Nel senso, è stato un periodo strano. E vabbè, non volevo far preoccupare i miei, ho detto vabbè, con la scusa da Los Angeles, perché non c'erano voli comunque per l'Italia, anche volendo erano carissimi anche, no, certo. Perché comunque quel giorno là sì, perché tutti volevano uscire, non so, esatto, se tu sei andata, cioè c'era una linea per fare il rientro, perché ci sono anche questi permessi per rientrare in Giappone, e c'era una linea lunghissima per poter rientrare. Io per fortuna avevo già un visto di lavoro, quindi mi poteva uscire quando volevo, quindi sono andata a Los Angeles e poi da lì sono tornata in Giappone tipo 2-3 mesi dopo. Però c'era un'aria diversa per un po' di tempo. Io sono andata a Fukuoka. Ah sì? Sì, perché avevo un ragazzo di Fukuoka. Oh, lei ci ha avuto un sacco di ragazze giapponesi. No, quindi parliamo delle tue relazioni in Giappone.
giapponesi sono romantici? Ah sì, secondo me sì. Cioè, il sono mio... passionali? Sì. Qual è la loro posizione preferita? Vabbè, il mio ex era molto romantico. Monaco buddista. Niente, quindi cioè, sono andata da lì a casa dei miei nipoti. Sì. E poi da lì sono tornata in Italia. Comunque sì, poi dopo siamo lasciati. Vabbè, succede. Vabbè, comunque adesso c'è il ragazzo che ha incontrato, tra l'altro, perché lei faceva anche l'accompagnatrice, esatto, di vari tour. Ha conosciuto il suo attuale ragazzo su Giappo Tour, in uno di questi tour che organizzava, esatto, in Giappone. E adesso viviamo insieme a Londra. Yay! Che bello. Comunque ha detto che quest'estate viene a trovarmi un mese in Giappone. Non so se quest'estate o... Però comunque vengo, a breve. Vabbè, vengo. Non c'è mai stato un momento che dici voglio tornare a vivere a Tokyo, da quando... Perché io, per esempio, c'è stato un periodo quest'anno che ti giuro che ero tentatissimo di stare in Italia. Okay. Poi però non... Cioè, devo dire che io adoro l'Italia, perché c'è gente che pensa che a me non piace. Io ho un sacco di amici, soprattutto a Trento, io ho un sacco di amici, comunque tantissimi nella mia famiglia. Però non... Cioè, ormai il mio lavoro è qua, quindi è difficile. Cioè, riesco a fare avanti e indietro perché il mio lavoro me lo consente. Però è difficile per me trasferirmi. Per un fatto più che altro burocratico, di tasse. Cioè, io impazzirei a fare le tasse in Italia e solo per quello non riuscirei a trasferirmi. È difficile. Io l'ho pensato tante volte mentre abitavo ancora in Toscana. E dove sei, scusa? Sono della Versilia, provincia di Lucca. Ok. Toscana sul mare. Quindi la incontrate sempre a Lucca Comics. Esatto. Niente, poi però dopo mi sono trasferita a Milano e quindi a Milano mi trovo abbastanza bene. E adesso che mi sono trasferita a Londra sto benissimo. Beh, a Londra. Quindi... Posso venirti a trovare a Londra? Certo, comunque, sei mio ospite. Comunque, visto che Maccia Latte vuole fare la cantante, dai, un giorno prima o poi potremo fare una canzone insieme. L'ha fatta con Yuriko, la farò con Solmate, non vedo perché no. Oddio, se la volete, sarebbe bellissimo. Mettetelo nei commenti. Esatto, dite tutti sì subito, il prima possibile. No, vabbè, perché io comunque a me piace fare canzoni, quindi è una bella cosa. Quindi quel mese in Italia mi ha fatto capire che comunque riuscirei a vivere metà e metà, però devo comunque venire in Giappone. Perché cioè in Giappone, in l'Italia il problema è che non ci sono quasi regole rispetto al Giappone, che ha delle regole serissime. Io qua ci sono troppe regole, quindi devo trovare un balance. Quindi sto qua. E a Londra. Sì. Vabbè, comunque vabbè, mi ha fatto piacere di... che ti ho incontrato così a sorpresa. Vi lascio un pezzettino di un video con Maccia Latte che abbiamo girato un paio d'anni fa. Era il mio primo video in italiano, infatti è venuto malissimo. Ti potrei lasciarmelo anche in versione integrale, tanto è il video di una tristezza. Io non lo so, io parlavo solo giapponese 3 anni fa, adesso ho imparato l'italiano, l'ho ripreso. Comunque ve ne lascio un pezzetto. Faccio... Ma niente in particolare, è tutto un po' nel generico. Canto, un po' modello, no, sei modello con la plastilina. E parlo italiano abbastanza bene. E poi sono di Trento, abbastanza, ecco, di tutto, devo dire. Faccio musica comunque principalmente, sì, sono anche in una band. Se non mi siete visti il canale di Maccia Latte, andatevelo a vedere e niente, vuoi aggiungere qualcosa? Un attimo, mi aspetto. Bye bye. Bye bye. Bye bye.